Mentre si moltiplicano causa siccità gli appelli dei comuni siciliani attraverso ANCI, ma non solo, a moderare il consumo di risorse idriche, e mentre si chiede allo Stato la calamità naturale, nel territorio del comune di Modica c'è una sorgente, siamo ironici, che da 3 anni ormai sgorga al ritmo di 2 litri al secondo, almeno, senza che nessuno però lo sappia. E così l'acqua si perde non nel terreno, ma negli alvei e tra il cemento. E quanto avviene a Vignazza, dove probabilmente un guasto ad uno o più condutture crea il fenomeno che vi abbiamo descritto e che vedete nelle immagini. Bisognerebbe intervenire, ma il comune, nonostante il guasto sia stato segnalato da tempo, non ha mai dato risposte concrete. Il PD, al fianco dei residenti, chiede che questo silenzio si metta fine una volta per tutte. Una perdita dalla conduttura principale di un'intensità tale, addirittura secondo noi si tratta di diversi litri al secondo, che veramente costituisce, io direi, uno scandalo, un delitto, veramente, soprattutto in questo momento in cui a livello regionale sappiamo dell'annosa e drammatica questione della carenza di acqua. È stato dichiarato lo stato di calamità. L'istituzione, la regione ci induce a comportamenti, ci richiede comportamenti virtuosi alle istituzioni, ai cittadini, addirittura ci si dice di chiudere il rubinetto dell'acqua, per portare un solo esempio, quando ci laviamo i denti, quindi non possiamo assistere a questa cosa che è veramente, veramente grave, seria, dolorosa, io direi. Cioè veramente dolorosa. Purtroppo la cosa più grave non è tanto la perdita, è il fatto che questo lo denunciamo da mesi, lo abbiamo denunciato all'assessore alle manutenzioni, che è anche il vice sindaco, che è latitante su quel punto, ma la cosa ancora più grave, ora ve lo diranno i cittadini della zona, è che il fatto viene denunciato da anni, da almeno 3 anni. Noi abbiamo fatto un piccolo conteggio e siamo arrivati a dire che nel corso di 3 anni si sono persi, perché l'acqua che scende si sono persi milioni, se non forse miliardi di litri d'acqua. È un segnale che ci arriva dai cittadini, che ci portano a conoscenza, ripeto, da questa perdita di acqua, loro dicono da circa 3 anni. Io ho fatto interrogazione a gennaio, abbiamo fatto anche l'intervista, quindi ripeto, anche con i cittadini del quartiere, ma da gennaio ad ora l'assessore non ha risposto all'interrogazione. Eppure, come vedete voi, la perdita è corposa. Qui si parla veramente di tanti litri al secondo che si perdono, litri che sommati a giorni e a mesi, veramente poi è come un pugno nell'occhio quando si sente dire che dobbiamo razionalizzare l'acqua per i cittadini nei comuni in cui non arriva l'acqua. Io lo posso anche capire, ma nei comuni dove l'acqua si perde da 3 anni a questa parte e nessuno interviene, è veramente uno scandalo. Sostanzialmente qua noi abbiamo una perdita che io ho stimato in maniera almeno di 2 litri al secondo di perdita di acqua, il che significa nell'arco di un giorno, 24 ore, almeno 7 metri cubi al giorno di acqua che si butta, si perde completamente. Consideriamo quindi su base annua cosa può significare. Ciò non è né condivisibile, né accettabile, né politicamente corretto. Credo che oggi si parla di crisi idrica, si parla di dissalatori, si parla di navi cisterna con l'acqua e nessuno dice di spendere una parola, un soldo, un centesimo per ripristinare quelle che sono le condutture cittadine, perché il vero risparmio e il rispetto della natura stessa viene nella ricerca delle perdite, perché su 100 litri che noi attingiamo dalle falde acquifere nelle case arrivano sì e no il 20%, le altre le spendiamo soldi per attingerle, ma di fatto le ributtiamo a mare.